Si interrompe la serie di 5 vittorie consecutive della Vastese, bloccata sull'1-1 dalla San Giustese al Villa San Filippo. Un buon inizio e fine partita non sono bastati alla squadra di Colavitto, che qualcosa ha concesso a cavallo dei due tempi ai marchigiani, che si confermano squadra tignosa al punto giusto. Vastese con una sola novità rispetto all'11 che ha battuto i nerostellati, c'è Iarocci al posto dell'indisponibile Iodice. Una novità anche nella San Giustese rispetto alla squadra che ha espugnato il Carotti di Iesi, c'è Patrizzi al posto di Perfetti, assenti Camillo Lucci e Antenucci. La Vastese parte bene con la voglia di imprimere il proprio ritmo, difesa alta e pressing, e proprio dalla pressione nasce il primo tiro di Cristaldi, bloccato da Chiodini al decimo. Un minuto dopo il gol del vantaggio della Vastese, grande merito e dell'invenzione di Nicola Fiore, al resto pensa Leonetti, tocco di giustezza sull'uscita di Chiodini, sesto gol personale in campionato e festa grande con i 50 tifosi aragonesi occorsi al Villa San Filippo. La San Giustese fa fatica contro la Vastese in controllo ma poco cattiva nello sfruttare il momento propizio, così l'11 di Colavitto ci prova dalla distanza con Stivaletta al 25esimo e con Fiore prima della mezz'ora. La squadra di Senigallesi entra in gara nell'ultimo quarto d'ora, lo spunto di Laringe crea il panico in area biancorossa, batte e ribatti, alla fine sbroglia Iarocci in angolo. Sul successivo corner di Moretti rompe Scognamiglio ma Camerlengo blocca in due tempi. Al 41esimo il pareggio della San Giustese, punizione di Moccia, la palla è lenta, Viscardi sembra sottovalutarla ma alle sue spalle sbuca sempre lui, Scognamiglio, piattone sporco con la sfera che schizza a terra, si impenna, scavalca Camerlengo, terzo gol per il medianone marchigiano. La Vastese accusa il colpo e in parte si disunisce. Nella ripresa Scognamiglio prova ancora dalla distanza al secondo, ma è al decimo che la Vastese trema, Moccia per l'inserimento di Prosmans, cross basso per Chedira che in estirata fallisce il bersaglio grosso, girandola dei cambi nella quale finisce anche Fiore, rilevato al 16esimo da Bittaie. Al 20esimo il tiro cross di Amelio finisce in fondo al sacco, ma il gol è annullato per la posizione attiva di fuori gioco di Viscardi, che allarga le gambe per far passare il pallone. Vastese senza la compattezza del primo tempo, Bagallini rileva Cristaldi e Colavitto passa al 5-3-2. La mossa all'apparenza difensiva dà il là ad un finale dove la Vastese crea presupposti per il nuovo vantaggio. 32esimo De Feo per Leonetti che sbaglia davanti a Chiodini, poi Stivaletta si carica la squadra sulle spalle, tiro centrale al 42esimo, quindi al 44esimo galoppata sontuosa per lo stesso Stivaletta che salta tutti come Berilli ad ampie falcate, entra in area e calcia, ma Patrizzi salva sulla linea e su questa azione cala il sipario, su una gara che lascia alla Vastese una punta di rammarico. Colavitto, amareggiato per l'interruzione della striscia di vittorie o questo risultato è positivo? No, alla fine siamo contenti perché la squadra comunque ha giocato dal primo al 95esimo, voleva la vittoria fino alla fine, non ci siamo riusciti anche perché di fronte avevamo una squadra che comunque gioca a pallone, una squadra che sviluppa gioco da dietro, cioè non era semplice venire qui e portare il risultato a casa. Sono contento, continuiamo così con umiltà e con voglia, con entusiasmo, perché i ragazzi domenica dopo domenica li vedo sempre entusiasti di giocare. All'apparenza una mossa prudente, difesa a 5, invece sono arrivati i momenti. Hai detto bene, perché in quel momento lì, siccome ho adattato Iarocci a terzino destro, non riuscivamo a coprire bene l'ampiezza del campo, mi sono messo a 5 e paradossalmente, proprio dando un po' più di sicurezza al reparto difensivo, siamo stati più incisivi in avanti. L'ultima cosa, Fiore, come mai la sostituzione? Oh, Nicola, sono un paio di partite che ha avuto un problemino al gemello, quindi lo sto un po' risparmiando per le partite, diciamo così, che verranno. 3 partite in una settimana, ha avuto un piccolo risentimento, sono 2 settimane che ha un piccolo risentimento al gemello e quindi in via precauzionale ho preferito risparmiarlo. Primo tempo è un primo tempo fatto bene, come avevamo pensato di farlo, perché temevamo tantissimo la capacità di questa squadra di ripartire, perché hanno dei giocatori davanti di una velocità incredibile e non volevamo concedere ripartenze e contropiedi. In realtà, insomma, il primo gol lo abbiamo totalmente regalato, però non ci siamo disuniti, abbiamo continuato a giocare cercando di recuperare con calma. La maturità in quel momento mi è piaciuta tantissimo della squadra, che non si è fatta condizionare dal risultato. Avevamo davanti una squadra organizzatissima, forte, con un ottimo allenatore e delle individualità di ottimo spessore. È un punto che ha un peso specifico altissimo perché eravamo veramente in grande difficoltà. L'ultimo quarto d'ora abbiamo sofferto tantissimo.